Beh, ci stiamo aspettando un Cloud contro Bayonetta. Chissà che stage piccheranno. Abbiamo... Beh, comunque Bayonetta è molto avvantaggiata su Downland City. Comunque comincia il match e hanno scelto... Hanno scelto, cercavano un'idea. Hanno scelto Town and City, un posto in cui sono entrambi molto avvantaggiati, che entrambi killano appunto dal tetto. Comunque magari se ne fai aggiornare, sì, la grafica. Scusa, volevo provarci anch'io, però stavo commentando. Vai. Allora, siamo di nuovo in fase di neutral. Ha un vantaggio Bayonetta in questo momento. Dicono comunque che Bayonetta sia uno dei pochi matchup sfavorevoli di Cloud. Addirittura sfavorevole? Sì, dicono che è sfavorevole. Così dicono tutti quanti. Che è proprio un matchup molto svantaggioso per Cloud. Forse perché appunto lo tiene lontano ed è facile guardarlo. Comunque un down smash si porta a casa se, dato che non snappa il ledge. Allora, c'è da vedere se switcherà quindi a qualche altro personaggio. Ma io sarei curioso di vedere un bel like. Ma tutti saremmo curiosi di vedere un Ike, uno Shulk o un Little Mac o... No, Little Mac no, perché io no perché perde sicuro, mi dispiace. Ma non è vero. Io non mi fido mai di Little Mac, mi dispiace. Ma io ci vinse una Terrons League. Lo Little so Mac. Però era altri tempi. Oh, ci ha tentato di fare, cosa fa? È un pazzo, ci ha provato. È un pazzo. Allora, assurdo. Tanto dicono che vogliono la finale della Junior League in streaming, ma non... Ma non credo se riusciremo a farlo. Poi vabbè, non abbiamo abbastanza League. Tempo, ragazzi. No, Zero ci ha levato un sacco di tempo, ma è stato... Comunque, continua il match. Eccola, oh, qua, la backhand che va a dare quindi la prima stock a El Moro, che diceva no, ma oggi tu sei in forma, quando va a Bixi, no. Me l'ha detto prima, però. Però Ryusei è veramente in forma. No, Ryusei è in forma. Questa Bayonetta sta veramente... Però il punto veramente... è che El Moro trascura che anche lui è in forma, capito? Quindi esatto. Non so che perché... Ottima shield pressure, ma non riesce a fare molti danni in Cloud in questo match. Cerca di caricare il limit, ma Bayonetta gli sta col fiato sul collo, come la morte sul giovane. È davvero... Perché come la morte sul giovane? Come la morte sul giovane, si dice. Vabbè, Nair non ha follow up. Potrebbe tentare un attacco con limit in questo caso. Forse un 6B potrebbe portare a casa la stock, dato che comunque Bayonetta è molto leggera. Tenta un up smash. Oh, no, spreca il limit. Comunque riesce a tenersi safe con una prima, viene comunque toccato. Oh no, a B, side B. Non entra. Ottimo side B da parte di Ryusei. Oh, attenzione, qui si è vista brutta Bayonetta. Una pair avrebbe chiuso lo stock. Eh sì. Attenzione, in una brutta situazione. Oh, ha provato per Ike. A gandare con l'avrebbe... il B e ci ha provato a fare il migliorone. Attenzione, ottimo backair, ma no. Riesce a sopravvivere. Ottimo, qui è costretto a usare il limit, molto svantaggio da parte di Cloud. Sì. Come dicevo, questo matchup è veramente terribile per Cloud. Ed eccola qua, Becker, questa volta mette fine al match. Legge il salto. E quindi siamo 1-0 per il Moro in questa loser final. Comunque sì, è molto one-sided come matchup, come dicevo c'è un vantaggio comunque, di Bayonetta che non possiamo trascurare. Allora, qualsiasi sia il caso, qualsiasi sia siamo il caso, in una situazione nel quale va bene a tutti. Oh, ha peccato Little Mac! Ah sì, perché allora Ike non lo puoi prendere, è troppo lento. Vabbè. Però comunque Little Mac hype as fuck. Ok, oh, qui potremmo vedere i Little Mac, forse... Uno dei più... forse... Ma perché manca un gioco qua? Non chiederlo a me. Sta lì. Sta lì. Allora... Ah, se lo prende chi perde. Per quello. Ok, allora... Infatti stavo dicendo... Attenzione, si suicida! Si è suicidato, forse ha continuato il fail... Ha continuato la fair combo a vuoto. Mamma mia, ottimo, bella combo! Ottima combo! Ottima combo, abbiamo il ritorno di uno dei migliori Little Mac d'Italia. Se non il migliore, ma abbiamo... No, abbiamo il ritorno di Little Mac, che è il migliore del gioco. Non credo. Allora, prova con... Attenzione, Mac, hype, prova! Mamma mia, prova il counter, madonna! È tornato! Anche io punch, attenzione, no! No! Di pochissimo! Che hype! Se non il migliore... Ed eccolo qua, il neutral air che va quindi... Peccato, vabbè, è molto buono anche normale. Questo, è normalissimo. Però... può ancora farcela. Gli smash levano le stock di Bayonetta come se fossero... Attenzione, attenzione, eccola no! Qua.
Questa è una delle cose che Little Mac, diciamo, aborra. Un ottimo down A, down tilt contro su side B che è true. Ancora basso. Oh! Ottimo smash! Ottimo smash qui. Con un down smash forse. Ha provato qua con la pera a intercettare. No, con la smash intercettazione. No, è no, ce la fa, ce la fa. No, ecco l'azione, è una brutta situazione. Vediamo, bravo counter! Counterare il down air. Ottimo counter! Ed ecco qui la tilt che va a prendere lo 2-1. No, l'1-1. Vittoria di Little Mac. Comunque dicevo, abbiamo il ritorno di forse uno dei migliori Little Mac d'Italia, se non il primo e il secondo, dato che c'è Axel al nord. Primo e il secondo. E il secondo. No, lui è sia il primo che il secondo. Perché sia il primo? Fidale, ma perché? Perché è un fenomeno. Lo so che è il allora fenomeno. Però... oh no, io, ragazzi. No, sta picca hype. No, picca hype. Ci prova. Ma io direi che comunque sono tutti e tre matchup sfavorevoli. Quindi Ike. Ike è il suo main spirituale. Diciamo anche che però ok, Mac si è preso la partita, eccetera, eccetera. Il problema proprio è stato che Bayonetta si è suicidata. Vabbè, sì, però comunque è stato un ottimo match. Vincere comunque con Little Mac è veramente difficile. Questo sì. Bisogna tenere la mente sul match in un modo, ecco, assurdo. E qui io Ike lo vedo veramente no. Bravo a salvarsi grazie alla platform. Riesce a salvarsi. Ha provato una counter. Attenzione. Che però non va. Di fatto è down smash spettacolare. Ottimo, la Bayonetta ha uno stock intero di vantaggio. Eh sì. Potrebbe fare anche una gira. Purtroppo, secondo me, non è stato proprio pensato bene il pick. Quanto mi riguarda. Dici. Ike è troppo lento per quanto mi riguarda. Cioè, è proprio uno dei personaggi che in assoluto soffre di più Bayonetta, anche per il witch time, per... Ottimo counter. Per opzioni in aria, non mi piace proprio come counter. Cioè, come pick contro Bayonetta. Però, vabbè... Non puoi biasimarlo, sta cercando di provare a fare il suo meglio. Ottimo counter. Qua ci ha provato di nuovo, attenzione. Tenta la spike, Ike, però vedi, è in una situazione in cui si trova a 100. Ma avrebbe avuto una brutta situazione anche con Little Mac, c'è da dirsi. Però con Little Mac almeno una sorta di neutral game ce l'hai, almeno on stage. Il fatto che è pazzesco. Ponendo che allora, chiedono what place is the Bayonetta in the Italy rankings. The Bayonetta is placed top 8 in the last national tournament. He means Yoshi and Pikachu 2. He has Bayonetta, Yoshi and Pikachu. And he's where is he in the power ranking? Yeah, if you ask me personally, I think it's one of the top 6. Well, back air closes the stock. No, seriamente, com'era nell'immagine? Non me lo ricordo, mi pare sotto alla top 6. Sotto la top 6. The power ranking is the he's top 16. Top 16. Top 16. Ok, ritorna su Little Mac, ritorna sui suoi passi. Forse pensa che a sto punto Little Mac è una delle opzioni migliori. Eh sì, ma secondo me tra le opzioni che ha a disposizione è la più reliable. Le altre hanno tutte roba troppo lenta per poter avere a che fare con Bayonetta. Oh, vai di perfetto. Perché tanto con Little Mac tu parti sempre dal presupposto che non devi approcciare i boss, che non devi farti portare. Qui è una brutta situazione, bella. Bayonetta, perché un map B o un up smash lì avrebbe chiuso lo stock. Ottimo counter! Riesce a tenersi in una bella situazione adesso Little Mac. Deve soltanto tenersi safe e attenzione, bello, ottimo up smash! Ottimo! Ci ha provato qua! Qui ha provato tantissime cose. Ha provato tantissime cose! Tantissime cose! Io sono in hype perché Little... ha provato neutral. E ogni volta che vedo un Little Mac piango. Piango perché vorrei essere io. Qua attenzione perché rischia grosso. Ottimo recovery, ottima recovery. E non si fa prendere nemmeno la back air qui, Io tornerei un attimino al centro. Prova un fair, ma non è un air fighter questo. Oh, sbaglia il punish. Qua riesce a ritornare, può farlo. Può farlo, ce la fa. Basterebbe un down tilt in 2-up B adesso e chiuderebbe lo stock. Veramente, Little Mac, rischiano entrambi. Little Mac va temuto, va soltanto temuto. Qua ancora ottimo back air. La piattaforma! La piattaforma! L'unica persona al mondo che riesce a usare le piattaforme per salvarsi è lui. E il nostro amico no, back air non può riesce a chiuderla. Tenta di leggere un roll indietro, ma niente. Qui può comunque farcela.
perché un KO punch chiuderebbe lo stock anche a 10. Attenzione, in una brutta situazione Little Mac prova un F smash un po' sfortunato. Ottimo counter. No, non era verso il basso. Non avrebbe killato il F smash verso il basso. Appunto, perché verso il basso annulla knockback. Lo so. Fa lo molto, so, fa molto Little Mac, non lo usavi solo. Però io lo usavo un po' di più, Però tu ci battevo nei due. Vabbè, non è vero, questo non è vero. No, senti, Ottimo bingo, kid! Out of shield. Ok, ora manca poco e Little Mac ha il KO punch. Deve solo stare attento a non farsi edgeguardare e a non farsi fare troppo danno. Allora, già ottimo smash. Ok. Down tilt, il KO punch. No. Non ce la fa. Peccato. Non ce la fa, quindi è 3-1 per il Moro che manda, quindi Ryusei al terzo posto che si porterà a casa Donkey Kong Tropical Freeze. Oh, vabbè, comunque un ottimo bottino, non è niente male, niente male. Complimenti a Ryusei, quindi, che comunque dato spettacolo, ma purtroppo proprio per una questione di matchup. Purtroppo Bayonetta chiudeva tutti i matchup di... cioè, chiudeva tutto. C'era poco da fare. Ma dopo...